A volte il motivo della procrastinazione non sei tu, sono gli altri. Perché di sicuro ti è capitato di avere problemi di studio, difficoltà di concentrazione, difficoltà a fare qualunque cosa quando ti alzi già la mattina. Beh, bentornati su Memovia e oggi parliamo proprio di questa forte tendenza a procrastinare nello studio, nel lavoro e a quanto gli altri influiscano su di noi e sulla nostra vita, ci mettono letteralmente i bastoni tra le ruote. Per questo oggi voglio vedere con te i tre lati di quello che chiameremo il triangolo della demotivazione e la soluzione definitiva per essere sempre motivati e non procrastinare mai. Perché sarebbe bellissimo riuscire a fare tutto sempre motivati e determinati, scrivere sulla nostra agenda che cosa vogliamo fare, nell'ordine, quando e come, poi però ci scontriamo con la vita reale. Negli ultimi giorni sarà pure per tutta sta clausura, le zone colorate, arancione, rosse, gialle, cioè se capisce più un cavolo, anche io mi sono sentito molto demotivato e bloccato. So che questo fa parte di un ciclo, lo vediamo alla fine, ma ho pensato che mi mancasse la motivazione, cioè quella scintilla che mi accende e mi fa iniziare a lavorare, con il conseguente effetto palla di neve che diventa una valanga man mano che vai avanti. In realtà però i motivi della demotivazione e della procrastinazione sono due e in questo video li vediamo entrambi, perché così riusciamo a tenerli sotto controllo, altrimenti potremmo arrivare all'esame universitario non pronti, a una scadenza che non ce l'abbiamo fatta in tempo e potremmo pure darci la colpa di questo quando in realtà non è così. Partiamo dall'interno, quello che dicevamo, l'effetto palla di neve. Se notiamo che facciamo dei piccoli progressi in una cosa, per esempio andiamo a correre, ci rendiamo conto che riusciamo a correre 5 minuti in più, studiamo una pagina di diritto privato e ci rendiamo conto che ci abbiamo messo 2-3 minuti mentre prima ce ne mettevamo 15. Facciamo pratica sul pianoforte e riusciamo oggi a fare un passaggio che fino a ieri ci sembrava impossibile. Ecco, le piccole cose che riusciamo a fare meglio del giorno precedente vanno notate, perché se invece ci affidiamo solo a quando faremo l'esibizione davanti a un pubblico e ci applaudiranno, piuttosto che quando andremo all'esame e il professore ci metterà un bel voto, ti rendi facilmente conto che questo obiettivo è molto lontano e quindi tu non riesci a ricreare dentro di te la soddisfazione di aver fatto dei piccoli progressi, quindi ti stanchi e molli. E questo è il principale motivo per cui certi giorni ci alziamo la mattina che non abbiamo voglia di fare, perché vediamo la gratificazione troppo lontana nel tempo. A voglia poi lì a usare tabelle, planner, schemi, giornate iperorganizzate, ci credo che non funzionano. Insomma, il riconoscimento dall'esterno può essere troppo lontano e non è molto motivante. Il riconoscimento dall'interno, cioè io quando mi rendo conto che sto facendo le cose bene, meglio del giorno precedente, viceversa, è estremamente motivante. Perché ho voglia di dimostrare a me stesso che posso continuare in questo incremento. Il cervello umano è fatto apposta per riconoscere e autogratificarsi di fronte ai piccoli aumenti giornalieri. Se me lo scrivi qua sotto ne parleremo anche in seguito, a me preme oggi ricordarti che c'è un secondo aspetto, è quello dell'intervento degli altri nella nostra vita. Come me ne sono accorto? Di recente, su diversi canali YouTube che fino a ieri erano piccolissimi, quindi sono nati da poco, ho notato che venivano ripetute le stesse cose che noi diciamo all'interno di questi video. A parte che la gente si confonde perché trova le stesse cose dette in maniera leggermente diversa, che sembra quando cade un governo che arriva il governo successivo con gli stessi ministri del precedente. E poi un po' mi dà fastidio sinceramente perché leggo i commenti sotto dei loro follower che gli scrivono: ma come hai fatto ad avere queste intuizioni incredibili? Sono utilissime! Non siamo soli nel mondo, abbiamo intorno persone che ci mettono i bastoni tra le ruote, ci dicono che alcune cose non si possono fare o che sono troppo difficili, per esempio ci intralciano dicendo l'esame è troppo complicato, al concorso si passa solo se hai le raccomandazioni, oppure persone che usano quello che noi facciamo, gli sforzi che noi mettiamo nello studio, nel lavoro, per farsi belli e anche per ottenere risultati, tipo quelli che ti chiedono gli appunti delle lezioni
perché loro proprio erano impegnatissimi che non ci potevano venire, o quelli che t'assillano delle telefonate per farsi spiegare alcune cose che non capiscono del libro, per ripetere insieme, e poi vanno all'esame e prendono pure un voto più alto del tuo. E allora direi, che cosa c'entra la procrastinazione? Il cervello si sta semplicemente difendendo dalla possibilità che qualcuno ti metta i bastoni tra le ruote, che qualcun altro ti parli mettendoti l'ansia addosso o dicendoti che le cose non si possono fare e quindi ti fa sentire che il tuo impegno è vano, o che qualcun altro usi quello che tu fai con grande impegno e fatica per farsi bello e ottenere magari risultati anche migliori dei tuoi. La soluzione in tutte e due le situazioni che abbiamo detto è solo una, quella di rimettersi al lavoro e di fare piccoli passi giornalieri, accumulare piccole soddisfazioni. Questo da un lato fa ripartire l'effetto palla di neve e dall'altro ti fa sentire un altro tipo di soddisfazione, che è quello della rivincita. La motivazione stavolta sì arriverà dall'esterno, dal riconoscimento da parte degli altri. Ti possono mettere i bastoni tra le ruote o scopiazzare quanto vogliono, però se tu continui con questi piccoli incrementi giornalieri, con i mattoncini, tu raggiungerai sicuramente i successi che desideri e gli altri finiranno molto probabilmente la benzina prima di te. Ultima cosa veramente importante, ricorda che quello che stai vivendo non è perenne. Il fastidio, la demotivazione, la tendenza a procrastinare, l'ansia, la frustrazione non sono infiniti. Il nostro cervello e le nostre emozioni procedono per cicli, hanno delle flessioni, delle ondulazioni che vanno verso l'alto e verso il basso. Ecco, magari in questo momento siamo in quella bassa, vorremmo che finisse il prima possibile, ma ricordiamoci che non è eterna. Si tratta solo di resistere e di tenere duro fino al prossimo ciclo positivo. A me pensarla in questo modo mi ha dato una grande mano e mi ha spinto a ricominciare a fare con maggiore impegno. Spero che abbia lo stesso effetto su di te. Se ti piace quello che abbiamo detto, metti un like, un cuoricino, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per ricevere anche i prossimi video. Scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto e se vuoi approfondire qualcuno degli argomenti che abbiamo trattato, o se vuoi darmi un consiglio o semplicemente dirmi cosa ne pensi. Io ti rispondo sempre e mentre ti iscrivi e mi scrivi, io continuo a studiare e a ricercare e ci vediamo qui molto presto.